La storia di due ragazzi perseveranti che andarono a scuola ogni giorno per 9 anni, sempre in prima. Maestri nella rifinitura riescono a dare il tocco finale ad un lavoro che non è stato nemmeno iniziato. Metti un sesso sotto le ruote, il freno non funziona. Il proprietario vuole un lavoro veloce e lo otterrà. Ragazzi, vi do $500 se finirete la casa entro lunedì a mezzogiorno. Per $500 la finiremo per mezzogiorno di oggi. Togli quelle robacce, è solo di ingombro. Voi che potete, fate smettere tutto quel baccano. Se dovete far rumore, fatelo piano. Non fare così forte.
i chiodi di mezzo. Capo qui? Dovete smetterla con questo rumore, altrimenti rompo le ossa a qualcuno. Thank you.
Parla più forte. Non ti sento. Non fate rumore! Ah, chiuda il becco! Favolosa! Questo è quello che succede se uno usa il cervello! La casa era finita nonostante i guai che avevano potuto fare. Casa, dolce casa. Bel lavoro. Ecco i vostri $500.
costruite come le rocca di Gibilterra. Restituitemi il denaro! Si può sapere cosa vuoi? Sai che giorno è oggi? No. Esattamente un anno fa io ho sposato tua sorella e tu hai sposato la mia, ricordi? È vero. Oggi è l'anniversario del matrimonio. Sai che hai avuto un'ottima idea a fare di noi quattro un'unica famigliola? Facciamo una bella causa. Andiamo a prendere le nostre mogli e usciamo a festeggiare l'avvenimento. Sì, è una buona idea. Chiama mia moglie al telefono. Qual è il numero? Come, non te lo ricordi? Ma è cambiato da poco. E Waterloo, 2-2. 2-2? 2-2.
Giudù. Giudù. Pronto? Sei tu, sorellina? Tuo marito Olio ti vuole parlare. Va bene. Sei tu, bambina? Sì, Patti Patti, sono proprio io. E sai che giorno è oggi? Come potrei fare a dimenticarlo? Ascolta, tesorino, ti piacerebbe uscire questa sera con Stelio e mia sorella per festeggiare il nostro anniversario? È un'ottima idea. Andiamo al ristorante cinese a mangiare un serpente arrosto. Ti prego, scusa solo un momento, tesoro. Non voglio che ascolti le mie conversazioni quando parlo con mia moglie. Anche se tua sorella non hai alcun diritto di sentire quello che ci diciamo. E tu perché ascolti quando parlo con tua sorella? Non è vero. Sì, è vero. Non è vero. È verissimo. Insomma, vuoi finirla? Serpente arrosto. Cosa dicevamo, tesoro? Sei tu, sorellina? Sì. C'è Fanny? Oh, Fanny! Si può sapere cosa vuoi? C'è tuo marito Stelio. Ha detto che vuole parlarti. Oh, allora va bene. Pronto? Sei tu, Fanny? Sì? Sta a sentire. Questa sera Olio vuole uscire a festeggiare il nostro anniversario. Di Olio che non possiamo. Ho preparato io. E passeremo una tranquilla seratina in casa tra di noi. Senti, gli abbiamo preparato una sorpresina. Ma non dirgli nulla, mi raccomando. D'accordo. Ciao. Ciao. Con chi parlavi? Con mia moglie Fanny. Cosa ha detto? Che stasera non si esce, che dobbiamo andare dritti a casa. Perché? Ti ha preparato una sorpresa. E cos'altro ha detto? Mi ha detto di non dirti che avevo una sorpresa. E allora non dirmelo. Certo, io so tenere un segreto. Metti giù quella torta e aiutami a preparare la tavola. Dimmi cosa devo fare. Io vado sotto e quando ho aperto il gancio, tu apri. Potevi dirmelo subito. Ti arrabbi per delle sciocchezze. Ecco fatto, apri pure. Telefona al pasticcere e ordina un'altra torta. E allora apri la porta.
fratellino. Cosa c'è di nuovo? È successa una cosa bellissima. Fanny è caduta nella torta. E il pranzo? Sarà pronto se saprete aspettare. Ciao bambina. Non chiamarmi bambina, brutto villano. Oh, non sono stato io, è colpa di quello stupido di tuo fratello. Non chiamarlo mai più stupido. Lui non vale neanche la punta del dito di un tuo piede. Del mignolo. Tu. Lui. Stelio, cosa vuoi? Vieni subito qui. Cosa vuoi? Chiudi la porta. Olio, è venuto a casa? Sì. Non gli hai mica detto della sorpresa, vero? Hai dei soldi spiccioli con te. Ecco, con questi 15 cents vai dal gelataio qui all'angolo e compra un bel gelato di fragola. Ciao! Non riesci a bere il brodo senza fare tutto quel rumore? Ma anche tu fai il rumore! Questo non è il rumore del brodo, è la mia asma! Voglio un gelato di fragola da 15 cents! Non ne abbiamo. Pronto? E Stelio dice che non hanno gelato di fragola. Beh, allora hanno tutti i frutti. Beh, allora hanno tutti i frutti. Me ne dia uno tutti i frutti? Non ne abbiamo. Oh, e ancora il telefono. Pronto? Prendilo di cioccolato. Melodia di cioccolata. Non ne abbiamo. No, vedo io. Pronto? Beh, allora di crema, di quello che ti pare. Melodia di crema? Non ne abbiamo. Allora cosa avete? Niente, non vendiamo gelati di nessun tipo. La porta accanto. Eh?
Peppe, e dov'è il gelato? Non ne avevano. E perché non sei andato in un altro posto? Perché ho speso i 15 cents per telefonarti. Non ho mai visto un essere più stupido di te. Tu non ti permettere. Invece sì. Siediti. Che bravo, spendere 15 cents per telefonarmi. Che c'è? Perché non vai in cucina a prendermi un po' di ravanelli? Vai a prenderli da solo? Un po' di ravanelli? Cosa c'è di strano? Perché non lo lasci in pace? Non fai che punzicchiarlo? Pic, 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 pic. Tieni chiusa quella bocca che sembra una ciabatta. Hai sentito cosa mi ha detto? Io non ho una bocca come una ciabatta, vero? E ti dico di più, è mio marito e ho il diritto di parlargli come mi pare e piace. Solo perché nella tua famiglia porti te i pantaloni, non vuol dire che devi portarli anche nella mia. Oh, li porto io i pantaloni in queste famiglie. Bene, e nella mia li porto io. Staglio, non dare retta, sai? Cosa ti aspettavi ad imparentarti con certe genti? Un momento. Cosa hai da dire sulla mia famiglia? È bene che tu sappia che la mia famiglia vale almeno quanto la tua famiglia. Oh, sì? Sì. Dopotutto la mia famiglia è formata da me e da te. Basta con queste discussioni, andiamo avanti con il pranzo, così vedo la sorpresa. Ah, gliel'hai detto allora. Bravo, Stelio. Che questo ti serva di lezione? Se io non fossi una vera gentildonna, dovrei romperti il naso. Adesso bestia, e anche tu? E tu caccia via quella brutta cafona! Non sono una cafona! Smettila! Io non sono una cafona, vero? No! Portala fuori da casa mia prima che mi prenda un attacco isterico! Non è casa tua! Sì che è casa mia! No! Sì! No! Bestia, usciamo, andiamo a cercare un posto dove si possa mangiare in pace. Sì, è una magnifica idea. Andatevene fuori e rimaneteci e non tornate mai più. Io torno quando voglio. E invece no. E invece sì. Oh, bestia, andiamo via. Su, cammina. Andiamo, tesoro mio, portami al
potremo mangiare qualcosa di buono. Andate, spero che vi avvelenino. Non hai cucinato te, grassona. Oh, ripeto, ignorele. Abita qui la signora Laurel? Sì. È il dolce che ho ordinato stamattina. Vuole chiederle se va bene? Lo farò con molto piacere. Il fattorino mi ha detto di chiederti se va bene. Benissimo. Oh. Non hai vergogna di te stesso? Un uomo che dice di essere intelligente e comportarsi come un povero deficiente idiota. Cosa hai fatto? Te lo dico io cosa hai fatto. Hai approfittato dell'assenza di tua moglie per organizzare un'orgia selvaggia. E non è tutto. Hai perso tutti i tuoi soldi in una partita di poker. Sei un essere abominevole. Un essere disgustoso. In passato nutrivo su di te grandi speranze, ma quel tempo è finito ormai. Io ti dico che un uomo come te può essere definito con una parola soltanto: lurido verme. In persona. C'è un telegramma per lei. Chi diavolo può essere? Ah, è un telegramma di sua moglie. Dice che torna oggi a mezzogiorno. Oh. Oh, oh, la casa, oh, oh. Per 7-8, 7-8, per favore. Ma dove eri? Ero qui con me. Perché non sei venuto al party ieri sera? Non ho potuto, un cane mi ha morduto.
Cosa hai fatto? Un cane mi ha morduto. Scandisci meglio, non ti capisco. Un cane mi ha morduto. M-O-R-S-O, morduto. E dove? Qui. E mi hanno portato all'ospedale. Parla un po' più forte, non ti sento. E mi hanno... Una cosa grave? Sì, il dottore ha detto che posso diventare idrofosfato. Ma che idrofosfato? Vorrei dire idrofobo. Ma... Cosa stai facendo? Eh? Cosa stai facendo? Sto parlando con te, ma che razza di domande? Lo so che stai parlando con me. Senti, vieni subito e non perdere tempo. D'accordo. Idrofosfato. Chi volevi? Sono in un grosso pasticcio. Mia moglie torna fra poco inaspettatamente. E guarda la cosa. Il pesticcio? Come dov'è il pesticcio? Non conosci mia moglie, vero? Sì, non la conosco. Cosa vuoi dire, sì, non la conosco? Questa è mia moglie. È così dolce. Dolcissima. Dov'è adesso? È a Chicago da sua madre. Si sta divertendo? Certo che si sta divertendo. È stata fuori molti... Non mi interessa se si sta divertendo. Mi interessa che se torna e trova la casa in queste condizioni, si accorge che qui c'è stata un'orgia selvaggia. Anche tu sei come tutti i mariti. Cioè? Quando il ghetto è fuori, di solito i topi ballano, mangiano e... non ricordo più. E... quando il ghetto è fuori... Senti, ho bisogno che mi aiuti a rimettere a posto. Io farei lo stesso per te. Non lo faresti. Certo che lo farei. No, non lo faresti. Come fai a saperlo? Perché io non ho moglie. Insomma, vuoi aiutarmi, sì o no? Certo che ti aiuto. Dove vuoi che cominci? Bravo, così mi piaci. Ui! Allora, mentre io mi vesto, tu levi i piatti. E quando hai finito, prepariamo la colazione e mettiamo tutto in ordine, così lei non si accorge di niente. E ci mangiamo anche un po' di marmellata. Certo, ci mangiamo anche la marmellata, ma adesso affrontiamo la situazione. Prendiamo il toro per le corna, così poi camminiamo tranquilli. Raccogli tutto mentre io cerco un recipiente. Attento! Oh.
Dammi un asciugamano. Dove stanno? Non lo so, guarda nella credenza. Lascia stare, faccio io. Che vuoi? Dove tieni i fazzoletti? Nel primo cassetto. Si può sapere cosa vuoi fare? Buttare via quest'acqua sporca. Il lavandino è atturato. Guarda. Buttala fuori dalla finestra. Cerchi di rovinarmi anche l'ultimo vestito che mi hai rimesso. Non è colpa mia! Senti, ho capito. Come vedi, è molto semplice. Non facciamo colazione? Te la do io, la colazione. Guarda cosa hai fatto. Non darai la colpa a me. Ti rendi conto che questo era l'ultimo vestito pulito che avevo? Sono cose che possono anche far piangere un uomo grande. Ma io non ne ho colpa, il lavandino ti urla. Smettila di piagnucolare come una donnetta e raccogli quella roba. Tra poco arriva mia moglie. Di un po', perché mi hai preso per Cenerentola? Ti lascerei nei guai se non fossi uno scemo. Ma per fortuna tu sei scemo. Certo che lo sono. Se non fossi scemo. Per fortuna tu sei scemo. Certo. Per fortuna tu sei scemo. Per fortuna. Vai a strizzare questi pantaloni mentre io penso alla Jack. Thank you.
Grazie, ci penso da solo. Cosa diavolo strilli? Non sono mica sorda! Oh, ciao tesoro, bamboletta mia. Dove sei? Come dove sono? Sono qui che ti aspetto da un'ora. E se mi fermo ancora un po', mi arrestano per vagabondaggio. Oh! Chi era? Oh, chi era? Arrivate presto, il vestito, devi andare di corsa a prenderla. Oh! Oh! Guarda come è ridotto, non ha più vestiti. Come farai allora? Trovato. Cosa? Oh, metti a posto dappertutto e non fare domande. Sbrigati, non perdere tempo. Cosa ti prende? Vuoi andare in giro vestito così? Certo, perché? Allora ti serve una carrozza. Non mi serve una carrozza, devo andare qui vicino. Oh, non rispondere, lei. Detti una sistemata e vattene di corsa. Ci vediamo stasera. Cosa hai combinato? Avevo finito e me ne stavo andando. Però prima volevo accendere il caminetto per voi due. E invece all'improvviso si è incendiato tutto. Sono proprio sfortunato. Sono proprio sfortunato. Beh, io vorrei andare. Posso fare nient'altro? No, per oggi basta. Allora arrivederci, Olio. Arrivederci. Stelio? Ti dispiace chiudere le porte? Non mi piace essere osservato.